Cioè, se vogliamo prenotare la vacanza, dobbiamo farlo subito. Però, cioè, la Grecia... No, stai avendo ripensamenti anche sulla Grecia. Cosa ne diresti se me ne stessi per 2 settimane in vacanza alla casa di Sara? Così potresti startene tranquillo a giocare con l'Xbox, magari. Filippo, vuoi veramente che passi le vacanze con Sara e non con te? Io? No, 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 no. O almeno mi potete sboccare nel cesso. Ma come si fa a parlare in un posto del genere? Che poi siamo sempre qua. Il solito bar, le solite facce, ma non fai neppure lo sforzo di provare qualcosa di nuovo. Ciao ragazzi, e quindi che cosa possiamo fare per voi? Per lei uno spritz all'Aperol, per me un cane nero. Va bene. Visto, sei prevedibile. Questo lo offro io, eh? Dai, dai, aspetta, prendiamo. Grazie. Che domande fai? A cosa si prenda? È un anno che cerco di smuoverti un po', ma tu non recepisci il messaggio. Sai, se fosse dipeso da te, saresti ancora qui a farti soffocare da Jessica. Che c'entra Jessica adesso? Sai che c'è? Mi sono rotta i coglioni. Trovatene un'altra. Amore? Amore? Amore sto cazzo! Questo te lo offriamo noi, è il millesimo cane nero e tu sei preso così. E direi che siamo contenti tutti. Grazie. Ma chi sei? Ma sei sbronzo? Perché? Non mi riconosci? Sono la tua migliore amica. Cioè, sono l'unica che rimane ad ascoltare le tue stronzate fino alla fine, sempre. Tipo. Già è una serata di merda, quindi vai via e non rompere il cazzo. Cucù! Oh, ancora? Vai via! Vai. Senti, non è per essere scortese, però veramente una serata del cazzo hai rotto i coglioni. Mi piacerebbe. Vorrei andare ad assillare qualcuno di più interessante, più divertente. E invece no. Perché nel mondo esistono gli inutili come te, seduti tutte le sere a bere davanti alla loro sfiga, capito? Che li precede. Io vorrei stare zitta, vorrei. Ma non ci riesco, ma non ce la faccio. Senti, Emanuele. Cassandra. Ho appena litigato con la mia ragazza, vai a pigliare per il culo qualcun altro. Ah, aspetta, se litigato intendi venire scaricato in mezzo al locale dalla tipa con cui stavi da 3 anni? Beh sì, in effetti quella è stata una fucilata nei denti. Guarda che stavamo benissimo io e lei insieme. Eleonora ti teneva al guinzaglio e tu stavi lì a scodinzolare solo perché te la dava. Fra un po' di lei ti mancheranno solo i pompini. Era una stronza manipolatrice. Beh, sarà anche una manipolatrice, però era perfetta. Forse dovrei... Provarti una ragazza e fartela, punto. Così faccio ingelosire Eleonora? No, per farti una ragazza e basta. Cioè, guarda, si vede dalla faccia che ce n'hai bisogno. Trovo una qui adesso, nel locale, seduta al bancone. Vado lì, ci provo, poi passa Eleonora fuori, no, mi vede... Basta con Eleonora, basta, è finita, Caput, quella, game guarda, over! Quella è perfetta, guarda, bella, guarda, perfetta. Certo, è figa, è bionda e soprattutto ci sta. Zitta, sta aspettando te. Sì. Ci ha scritto in faccia proprio. Potresti dirgli, io sono il tuo principe azzurro. Cioè, il fratello minore. Quella lì non è male, eh? Quella è molto carina. Hai ragione, è molto carina. Ma che cos'è che ha? Ah, sì, è un ragazzo, sì. Ah, mamma mia, come si slinguano però. Accidenti, mica male. Secondo me vuole cercare di provocarti. No, prima ho visto che ti guardava. Non vede l'ora di conoscerti, ma davvero, vero, davvero. Anche perché tu sei molto più interessante di lui. Davvero? No. Senti, ma perché non ci provi con quella lì? Guarda, è carina. Ma secondo me ci sta. Guarda, secondo me perfino tu riesci a risollevarle la serata. Dai. Ehi, hey, guardami. Tira fuori il testosterone, eh? Dai, un po' di più. Vai, stringi così. Ma tiratelo un po'. Oh, ma per favore, ma che maschio sei, ma... Dai, prendi sempre quello lì. Otto! Vai! Sì, più forte, così, bravo. Ci provo. Dai ragazzi, su, è tardi, bisogna andare fuori dei coglioni perché dobbiamo alla chiudere. Ciao. Otto! L'ho insegnato io questa cosa dell'otto, cioè è un po' così, ma in realtà è una cosa che è nata da me, sono stato io. Certo, questa qua. Scusa, Cristian. Magnifico. Grazie. Vediamo chi se ne va. Ragazzi, grazie per la serata. Grazie, ci vediamo la prossima volta. Buonanotte. Sì.
Ehi, giovane, guarda che lo spritz, me lo devi ancora pagare, sai.